A proposito di amici, la regia mi fa segno che è pronto il nostro grande Patrizio Salerno che si trova in Ciao Piazza del Patrizio. Campo con l'instancabile Giulio Crocini per un'intervista, un importante ospite ai loro microfoni. Allora, se la linea è pronta, io passo la linea allora a Patrizio. Eccolo qua. Patrizio, a te. Virginia, buonasera a te, buonasera a tutti, mi sentite? Virginia. Allora, se siamo in diretta, noi siamo in compagnia di un amico e ci fa piacere averlo trovato in queste sere di Magie, Notte Magie di Siena, in Piazza del Campo, il dottor Piazza, amministratore delegato di Estra. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, noi siamo in un posto che forse è il più magico in assoluto della piazza, perché è la Fonte Gaia, questo capolavoro tardo trecentesco che ha preso il suo nome proprio da questo rumore gaio, allegro di acqua che scorre, però ci dà un lancio per parlare di energia. Allora, Estra ha avuto un anno molto particolare e si è anche espansa. Perché? Sì, allora, un anno particolare dal punto di vista dei conti, perché quest'anno abbiamo chiuso con un bilancio, diciamo, molto, molto positivo, il che in un tempo, diciamo, ancora di non sufficiente ripresa è una notizia molto importante per tutte le aziende. E il motivo è che è vero che abbiamo avuto una partita straordinaria che ci ha favorito, ma in realtà la storia di Estra è una storia, diciamo, di un'azienda in salute che si sta espandendo, diciamo, in tutte le sue attività principali, e quest'anno in modo particolare abbiamo fatto alcune grandi operazioni straordinarie che, insomma, ci consentono di dire che abbiamo dato un futuro solido, abbiamo comprato futuro, ecco, per tutti i nostri clienti, per noi, per l'azienda, per tutti i nostri dipendenti e per le località, le città come Siena che sono proprietarie, diciamo, indirette di un'azienda importante come questa. Ecco, in questi giorni in cui si parla invece intanto di divisioni, di Brexit, di uscite, di rotture, di diciamo così, apparati anche istituzionali molto grandi, questo vuol dire un futuro migliore, perché? Beh, perché ormai il mercato, almeno il mercato di cui ci interessiamo noi, quindi dell'energia, è un mercato che richiede massa critica per fare investimenti importanti. I nostri investimenti anche in quest'anno sono stati più di 50 milioni di euro in vari campi, quindi per fare questi tipi di investimenti è ovvio e naturale che piccole aziende da sole non ce l'avrebbero fatta. Essendosi messi insieme aziende di Prato, di Siena e di Arezzo, 5 anni fa abbiamo fatto un'operazione di consolidamento che oggi ci consente anche di fare altre operazioni, diciamo, con la forza finanziaria ed economica per poterle fare con successo. Ecco, noi però siamo abituati e siamo figli e nipoti e pronipoti di storie medievali, in cui invece in realtà è il campanile quello che conta, no? E allora, senza entrare nel Siena-Firenze, nelle battaglie e nelle guerre che hanno segnato la storia della nostra città, non è che l'espansione poi sacrifica Siena, cioè la città d'origine? Io direi proprio di Lo no. dico proprio egoisticamente, eh. Siena è stata un soggetto protagonista principale di questa operazione, tramite i suoi uomini, uno dei quali, diciamo, in questo momento sono io, perché Siena ha capito prima di altre città che sono invece in difficoltà oggi, che bisognava aggregarsi per avere massa critica e per crescere. Non ci sarebbe stato scampo per Siena perché se non avessimo fatto noi una scelta di questo genere, qualcun altro più grande di noi ci avrebbe alla fine E sarebbe stato peggio. e sarebbe stato molto peggio. Oggi noi siamo protagonisti di una storia, in quel caso saremmo stati, diciamo, altri sarebbero stati protagonisti, noi avremmo dovuto seguire le volontà di altri. Quindi abbiamo difeso Siena con grande forza. Possiamo tranquillizzare allora che insomma avremo un futuro sereno sotto il punto di vista energetico almeno. Da questo punto di vista sì, poi chiaramente sono tante le attività, ma da questo punto di vista Siena è compartecipe di una grande azienda che ha un futuro importante davanti a sé. Bene, e questo ci piace in particolare dirlo davanti a questo capolavoro che sono 700 anni che abbellisce e ci inorgoglisce per la sua proprio bellezza, il suo rumore, il rumore dell'acqua, la Fonte Gaia. Per quello che ci riguarda è tutto, Virginia, se ci sei noi ti restituiamo la linea, ringraziamo te e ringraziamo i tuoi ospiti. Grazie mille a Patrizio, grazie ad Alessandro Piazzi per questo collegamento in diretta, così abbiamo fatto una piccola incursione anche in Piazza del Campo.